È incredibile. È la prima volta dell'inizio dello show che tutto il muro si alza in piedi. Se il muro non gli avesse dato 100, io ero già pronto con il 100, quello intoccabile. Mi sono impegnato moltissimo per arrivare qui. Tutti i miei amici in Indonesia mi hanno detto: che cosa fai, che cosa stai facendo in Italia? Tu sei un cantante, non c'è un futuro, non è futuro per te, perché tu sei un straniero. Ma guardami, sono qua. Mi manca mia moglie. Quando parliamo insieme prima di dormire, mi manca tutto. Vuole vederla e mi manca. Ciao baby, sorpresa! Sei in semifinale. Sono felicissima per te. Io lo so che tu hai avuto un percorso difficile nella tua vita, ma questa volta è la tua occasione. E poi ti volevo... Ecco qui chi c'è, anche Cipolla, che ti voleva salutare e dirti quanto ti vogliamo bene, anzi quanto ti amo e quanto ti amiamo. Ci manchi, ti aspettiamo e ti fiamo per te. Ti amo. E chi? La cipolla fa piangere. Sì. Ma perché hai chiamato il tuo gatto Cipolla? Perché mi piace. Ascolta, comunque, possiamo fare un bel pernacchione a tutti quelli che ti avevano detto che non ce l'avresti fatta? Sai cos'è un pernacchione? Pernacchione? Questo. Ah. Come si dice in indonesiano pernacchione? Kentut. Kentut? È facile, kentut. Kentuck, ecco, kentuck a tutti quelli che hanno detto che non ce l'avresti fatta, perché invece esatto, tu ce l'hai fatta, al di là di All Together Now. L'altra volta hai cantato un pezzo bellissimo, insomma, ti vogliamo bene, Eki. Okay, è il tuo momento, ci sei? Sì. Tu ti sei beccato un 100 l'altra volta, per cui questa volta avrai più 10. Vediamo quello che farai oggi per me. Ok, grazie Michelle. Ma scusa Michelle, perché devo chiedere una cosa a giudici anche al muro. Perché per l'esibizione di stasera ho preparato due canzoni, una in italiano e una in inglese. Ma quale volete sentirmi cantare? Italiano. Italiano. Italiano, italiano. A parte che non siamo a un ristorante che si possono ordinare i pezzi qua, cos'è sta storia? Vabbè, comunque, giudici. Italiano, italiano. Italiano? No, lei italiano, ragazzi. Partiamo con l'italiano. E chi? Grazie a tutti. Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci poi. Abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire, per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere, un senso tutto il male forse c'è. Io sono pronta a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare. Fatti avanti amore, fatti avanti amore, senti quanto rumore il cuore fa da solo, dividiamolo in due, io la tengo per te, la sua parte.
secondo me, ragazzi, Ecchi non ha un diaframma, c'ha proprio, non so, il cemento qui, perché uno che riesce a saltare cantando così preciso, solo Rita salta di più. Vediamo subito. Grazie, il motto Rita. Del muro. 98 per Ecchi, più 10, ovviamente il massimo è 100, per cui 100! Grazie a tutti! 100, 100, Ecchi, comunque tu hai veramente fatto un percorso dove ti è stato chiesto di uscire dalla tua comfort zone, l'hai proprio fatto, hai proprio, adesso possiamo veramente dire che hai fatto tutto. Allora, Ginta... Ecchi, secondo me tu sei un artista veramente completo, hai un flow e stai sul tempo come un treno, hai una presenza scenica che è pari ad un vulcano, sei veramente per me già sul podio di questa terza edizione. Anna! Beh, su Ecchi è stato già detto tutto in tutte le puntate, sei bravissimo e ovviamente meriti la finale. Grazie. Quindi tu confermi il 100 dei muri. Sì. Rita? Assolutamente sì, io lo confermo da sempre, da quando ho iniziato. Assolutamente sì, 100, li merita tutti. Grazie. Conferma anche Rita. Ax. Tu sei un grande lavoratore, perché si sente quando parli. La tua padronanza della lingua italiana non è al 100%, ma quando canti in italiano sei stato perfetto. Questo ci ha dimostrato quanto tu hai lavorato, quanto in realtà probabilmente sei quello che ha lavorato più di tutti. E io penso che il vissuto e la passione e il lavoro dei nuovi italiani come te sono un dono che noi tutti dovremmo imparare a rispettare, perché non è vero che qui non c'è futuro, qui il futuro sei tu. Grazie mille. Che bello Ax, bello. Francesco. Io sono d'accordo. Scusa, con te. Scusa, anche tu confermi ovviamente. Sì, sì. Ma secondo te? Certo. No, toglie 5 punti che poi metto io. No, sono d'accordo, sì, sei uno in assoluto che dall'inizio, insomma, è stato evidente meritasse questa finale. Quindi benvenuto nel club. Grazie Francesco. Grazie.